during l'autocross. Fatto la fake vedremo nella prossima, perché qui ci sono Bologni, Furaskin, Venturi, Gras. Tutti i sostenitori e le poche ragazze che ci sono in pista, perché fa anche piacere che ci sia qualcuno di loro, certi maschi. Quanto c'è in testa? Ma guarda!
tutto sesto e sta per essere attaccato da un portante a Chiusi, e intanto va sopra il terreno pulitissimi. Ma che dico? Ha perso un paraurti, buon dritto, dritto, gli è entrato nel culo, è vero. Oh no 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 no, ma danno sul salto, no, no, un altro tagliano fuori. Quindi adesso, buono dai. Ma il culo sono morti, invece riso. Dai, la penso. La rossa. Rossa, rossa, stop. Rossa. Stop. Perché rosso? Dov'è? Negri, Alessandro Negri. Alla maiale, partito bene. Porca puttana! Porca Zamboni, ne ha questa che noi non abbiamo. Non è che ha una storia particolare. L'ha ripartito? No, ma se l'ha visto. Sì. Ha fermato inizialmente, fortunatamente adesso ha ripreso. Sì, ma ritorna ai box. Non ci sono sicuro. Guarda quanto va. Vediamo un po' Alessandro come va. Dai, Ale! Stiamo guardando Pare non
infatti doppiato con il rettilineo, perché se no. Dai, e invece si fa doppiare. Ok, non si fa doppiare, meno male. Chissà se va a Mata di Mosa. Andiamo a vedere. Casa Poli! E la Rit! Addirittura avevamo visto un incidente che ha causato il blocco di una ventina di minuti per le gare. Perché sotto si vede comunque, questo è importante. Casa Rodoni, Ennerstorf. Pure la marmitta per terra. Devo immaginare che si tratti del 213. Tanto che Salvoni resiste in prima posizione da Russo in terza posizione. Mi sa che gli è costato un po'. Eccolo qua, Nardin, con qualche problemino di blocco di scarico, con tutta la marmitta che sta sventolando dietro, è andato giù, si è sganciato, si è rotto, tac. Gara che poteva andare decisamente meglio per entrambi, sia per Russo che per Nardin. Questo è quanto. Attenzione, Casaboni. Come i danni, non ha più uno sterzo. Oh, madò. Mi ha spolverato anche un po'. Minchia, gli ha preso un cartello, stava per cartellare veramente. Chissà che non fa davvero cena insieme comunque. Andiamo a scontrare questa bandiera spiacca per mandare Casaboni che va a portarla a casa. La manca. Quadro, vediamo. Ok. Mi manca The Ass. Poi Alessandro Negri, Venturi e Vegerissa. Sai che spoiler così tanto? Di più! Allora, Sarazzi e... Ale, no, Ale! No, dai! Porca tre, però c'è una sfiga nel corpo. C'è una sfiga nel corpo. Fronte, dalla mia bendata, però troppo bendata.
Madonna! E lui nel momento sbagliato, ecco, adesso che ha stop, che ha sbagliato, e che praticamente... Intanto Venturi secondo. Ma com'è che mancano 5 macchine, raga? Cioè, là ce n'è già una ferma. Sta facendo il bello e cattivo tempo. Ma porco cane, Ale, Cristo. Alessandro Negri si è messo bene a posto. Era in terza posizione, tranquillo come una Pasqua. Tac, subito arrivato. È arrivata una bella legnata. Ai ragazzi. Ora sembra che gli abbiano detto vai con quel data la macchina o non sei più amici, perché sta tirando come se fosse in battaglia piena, mentre invece aveva 5 secondi e 2 al giro precedente su Venturi. Mi sa che siano aumentati di un tot. L'ultimo giro, quando arriveranno sulla linea del traguardo, saremo lì e poi ci andremo a tuffare nei buggy, prima i 1600 di 1600, poi il super buggy, ma l'ultima, la chiusura, prima delle semifinali, delle finali, del su e giù, del qui e là. Battaglia, prima di una pausa pranzo e una pausa concessione. Ma soprattutto attesa la fanno. Come sentire adesso non posso raccontare di una parola. Matteo Venturi sarà porta a casa bene, perché questa volta soltanto 7 decimi e mezzo, quindi ha tenuto su Frasca, che ha sempre tirato, tanto dice la lettura amica mia, di Savoia, chi se ne frega. Eccolo qua, bravo comunque, tratta il tuo momento di Frasca! Ma che è Negri, Casalboni, Negri si tolta e mas fa! Adesso questi 7 giri vorranno farsi di tutti nella stessa posizione, cioè lo primo. Vorrei dire come un ossesso, lo stiamo vedendo, da come ha pedalato la 6, ha allargato per arrivare alla 7, si schiotta sul traguardo, voilà, eccolo qua, poi Casalboni che ha pedalato. Thank you.
Porco cane, che osce! E invece no, perché Frazkin che vince davanti a Van Gorkum.